Buonasera, bentrovati cari amici di Focus, il mistero della vita. Come vedete, Daniela, bentrovata anche a te. Questa sera siamo insieme tutte e due per fare il nostro appuntamento mensile di SOS per chi resta. E, io starò con voi solo qualche minuto, poi dopo esco dalla scena e lascio Daniela totalmente a vostra disposizione per le vostre domande. E, nel frattempo noi aspettiamo che arrivino i nostri amici, ecco, gli diamo un po' di tempo. Daniela, stiamo iniziando l'anno insieme. Che Buon bello. anno a tutti, direi, tanto per cominciare. Ecco, vedo che stanno iniziando ad arrivare i nostri amici. Grazie, benvenuti, benvenuti tutti. Questo appuntamento è un appuntamento molto importante per noi di Focus perché è quel momento diretto proprio con voi e con Daniela che potrà rispondere alle vostre domande perché abbiamo creato questo bellissimo gruppo WhatsApp, vero Daniela? Abbiamo anche qualche novità E perché. abbiamo delle novità, difatti io sto aspettando che arrivi, adesso vedo che stanno. Qualcun altro magari, poi facciamo un annuncio per Sì, tutti. aspettiamo ancora un po' che arrivino, insomma, i nostri amici, però personalmente devo dire che sono molto contenta. Intanto porto i saluti anche di Enrico Valentini, anche per te, Daniela, i saluti da parte di Enrico. Siamo all'inizio dell'anno e se dovessimo fare già un mini bilancio, ecco, di questa idea che è nata appunto questa estate, nelle nostre conversazioni con Daniela, devo dire che insomma io sono molto soddisfatta, ecco, ne parlavamo anche con Enrico, insomma, che abbiamo creato come focus, grazie a appunto anche a Daniela e non solo a Daniela, adesso vedremo questa sera, abbiamo creato davvero un servizio molto utile. Grazie, ecco, benvenuti. Daniela, tu vedi i commenti? Allora, io sto vedendo i commenti, sì, sul mio computer e sto Sì. cercando di tenere d'occhio anche quello che c'è sul mio Esatto, perché appunto cellulare, però va bene. che tu riesca a vedere anche appunto i nostri amici le domande che loro potranno porre. Buonasera e poi vedo due cose diverse stranamente. Ci sono un sacco di buonasera sulla chat che vedo sul computer dove vedo anche te. Sì. Mentre invece laddove faccio l'utente, diciamo così, Sì. vedo molte domande che qui non compaiono. Allora Ma perché non sono ancora forse arrivate, non stanno ancora scorrendo? Devi scorrere forse la tendina delle domande. Devi scorrerla più in basso. sono in fondo. Sei già in fondo, ma vedrai che arrivano, un po' alla volta te le caricano. Vediamo, io non saprei. Vedrai. Vedo adesso. Va bene, io posso rispondere guardando il cellulare, no? Sì, esatto. Quello Vedo. ne ho due, diventerò strabica divergente, ma va Vedo bene. Graziella, Graziella Tucci, Dorella Colibrì, La grazie. prima domanda che ho è di Laura G, poi ho una Loredana Granili Bene. e poi Adriana Cusero. Questo lo vedo dal cellulare, Va però. bene, va benissimo, così almeno. Ecco, vedo che siamo già un bel numero e io direi insomma di iniziare. Io ho voluto fare questo brevissimo intervento proprio di inizio diretta proprio perché dato che è un'idea che così è nata da Focus e l'abbiamo fatta, quindi io ho proposto a Daniela di fare questo servizio, devo dire che per riagganciarmi al discorso che facevo prima, se dovessimo fare un mini bilancio da settembre, quando abbiamo iniziato, ottobre, quando è che abbiamo iniziato sino adesso, devo dire che siamo tutti quanti molto soddisfatti, nel senso che siete in tanti a partecipare su questa chat che è stata attivata, a cui voi potete
scrive, su cui voi potete scrivere le vostre domande, e siete stati talmente tanti e è aumentato talmente tanto il lavoro che la nostra Daniela non ha potuto più continuare a farlo da sola, no? E quindi abbiamo dovuto allargare la collaborazione, perché nel rispondere a queste chat è un lavoro che richiede molto tempo. Daniela interviene, ma poi si è avvalsa anche del sostegno dei suoi collaboratori. Adesso vi farò raccontare da Daniela, insomma, quali sono le persone, i volontari che appunto si uniscono a questo nostro progetto di Focus, e comunque sono tutti volontari legati appunto a Daniela e a tutta la sua formazione. Ecco, Daniela, cederei la parola a te per fare, insomma, sì, raccontare i nostri brevemente, è chiaro che le domande sorgono nella serata come questa e si cerca di dare delle risposte, si stimola soprattutto un'ulteriore riflessione. Poi c'è un posto dove le persone possono entrare, ascoltarsi, anche aiutarsi tra loro e raccontarsi, che è la chat. E poi però all'interno di queste storie ci sono delle persone che hanno dei lutti particolarmente gravosi, con quelle che si chiamano tecnicamente delle aggravanti dei lutti. Allora è chiaro che non è più neanche la chat il posto dove li si può veramente aiutare, ma hanno proprio bisogno di un vero e proprio accompagnamento, che in questo momento avviene online, perché non può avvenire diversamente. Quindi abbiamo persone davvero che vengono da tutte le regioni, che seguono questa, probabilmente che seguono, anzi sicuramente che seguono voi, perché da Focus hanno la possibilità appunto poi di accedere, certo. Quindi a questo punto queste persone che hanno bisogno di essere accompagnate o individualmente o in piccoli gruppi, perché possono avere delle situazioni simili, quindi cerchiamo di ottimizzare con le forze che abbiamo. A questo punto ho chiamato in campo i volontari di Tonglen. Tonglen è un'associazione di volontariato di Torino che esiste da 21 anni e questo corpo di volontari si è formato tra l'altro anche con me, non solo con me, anche con altri naturalmente, però c'è questa stessa impronta di accompagnamento empatico della fine della vita, che ha questa diciamo ormai triplice radice, no? Una radice è quella, come ormai sapete tutti, delle pratiche della tanatologia tibetana, l'altra radice sono gli studi più recenti di neuroscienze, di cardiologia e anche di fisica quantistica, e la terza radice è quella dell'esperienza che ho in comune con questi miei colleghi di volontariato. E poi la terza cosa è che abbiamo anche la collaborazione dell'Università Popolare in Cor de Scienzia, che è l'università che di fatto eroga questo genere di insegnamento, e quindi insomma in qualche modo quando sono qua stasera con voi ci sono un più che altro nelle vesti, mentre nella chat, negli accompagnamenti, ci sono nelle vesti di Tonglen, sì, no? Quando invece sono con voi stasera ho un po' più una veste da docente responsabile del progetto di formazione degli accompagnatori empatici. È un progetto bellissimo, perché è un progetto dell'Università Popolare dove si formano persone che poi eserciteranno questa. Sì, l'idea è proprio questa, di creare una nuova figura professionale. Adesso abbiamo un nutrito gruppo di persone, ovviamente non basteranno, anche dovessero passare tutti gli esami finali, il training finale, eccetera, eccetera, non saranno subito sufficienti per fare un'associazione di categoria, perché la legge richiede un gruppo più folto. Però io credo che nel giro di un paio di altri anni abbiamo un bel manipolo di persone che possono fare un'associazione di categoria, ma comunque nel momento in cui hanno un diploma, essendo questo diploma riconosciuto da una legge, possono immaginare, no, come spendere questo loro diploma. Essendo nuovi,
siamo davanti a, io credo, un campo enorme, perché la fine della vita non c'è nulla di più certo, no? Sì, sì. E tocca proprio tutti quanti. Potremmo dire che il 2020 per te ha significato la realizzazione di un tuo progetto universitario e di vita molto importante. E tutta la vita, quasi tutta la vita, insomma, da quando io ho incontrato molto presto gli insegnamenti tibetani e poi ho avuto la buona fortuna di avere sempre degli ottimi maestri, fra i quali quello che maggiormente si è occupato di accompagnamento è stato Sogyal Rinpoche, che è mancato da non molto, e con lui ho studiato comunque 35 anni, quindi c'è un'impronta molto forte. Però poi io ovviamente sono occidentale, quindi ho bisogno di avere, come quasi tutte le persone che incontro in questo posto, in questo paese, ho bisogno di avere anche la parte, come dire, più scientifica. Più scientifica, certo. Detto, no? Perché l'ho fatto, perché funziona, ecco. Bene, bene. Ma noi sappiamo che siamo in ottime mani, ecco. Io quando ho proposto a te questo, perché sapevo che cosa avremmo potuto poi dare ai nostri amici di Focus, il livello della preparazione. Poi, insomma, in giro ci sono diverse persone anche che fanno questo percorso, che parlano appunto della morte, però io so che cioè, sono tante persone che, anche chi è stato tuo allievo, ecco, magari, cioè, o anche di altri. Sì, poi alcune di queste persone, esatto, hanno finito. Io so che noi abbiamo preso la maestra. Insomma, i corsi, anche perché sono dei corsi che sono, come dire, sono tematici, no? Per cui uno può anche venire a fare soltanto un seminario perché gli interessa quello, quindi non c'è il catenaccio come una volta era l'università. Senti, sto notando che c'è una domanda, sì, alla quale io non riesco a rispondere perché non riesco a mettere le mani nella chat, ed è una persona che chiede come si fa ad entrare in chat. Se tu potessi mettere, pubblicare il link. Sì, ma io questo volevo dirlo, che adesso io mi metto nei commenti, pubblico il link per la chat, per cui le persone che vogliono entrare in questa chat. Ma Daniela, vuoi anche spiegare che c'è poi il gruppo, per esempio ci sono situazioni dove ci sono diversi genitori, no, che hanno perso. Sì, sì, una chat della chat. Nel senso, una chat all'interno della chat. Non tutti i genitori che hanno perso un figlio hanno voluto entrare in quella chat, che magari stavano bene di dove sono, quindi non c'è nessun obbligo di entrarci, però magari dopo un po', se siete in quella particolare posizione, ma può succedere anche per altre cose, possiamo anche creare una chat dentro la chat per esempio chi in questo momento ha i propri cari che stanno morendo negli ospedali o nelle RSA e non li può raggiungere, ci sono tante persone così. Quindi creiamo dei sottogruppi. Dei sottogruppi, perfetto, va bene. Io adesso vi metto il link della chat. La chat principale. Ecco. Cerchiamo di capire. Tanto poi uno fa le domande e riceverete le risposte. Esatto, compatibilmente con il fatto che a volte sono veloce, a volte invece sono lenta. Perché... Sì, va bene. Allora, io direi di lasciare spazio a te. Come vedete abbiamo questo logo che abbiamo inaugurato, insomma, quest'anno, riportando anche appunto la collaborazione che abbiamo appunto con Tong Len e poi con in Core de Scienza, quindi che sono le due realtà di sostegno come volontariato a questo progetto che abbiamo creato come Focus, grazie a Daniela Muggia. Bene, allora Daniela, io lascerei il campo a te. Va bene, allora io seguo da fuori, ti lascio in compagnia del logo e di tutti i nostri amici. Va bene. Allora, dopo ci vediamo in chiusura, allora. Ok. Ciao. Grazie. Allora, io sono davanti già a una selva di domande, per cui incomincio, cerco di andare molto brevemente,
affrontandone alcune. È importante avere la consapevolezza della maniera con cui si può aiutare le persone che sono nel loro ultimo viaggio e chi resta. Ebbene, sì, ovviamente è importante, perché se non sono consapevole non posso aiutare, questo è il problema. O comunque aiuto in modo inferiore alla potenzialità che posso avere, quindi è la ragione per cui siamo qua. Poi, dunque, vediamo se c'è un modo privato per comunicare dentro alla chat, è il modo in cui entrare in contatto. Dunque, le vorrei chiedere, questa è per Anna, le vorrei chiedere se l'argomento si correla con quello che afferma Chantal Dejean, che però non so chi sia, e quindi non posso rispondere per Anna. Allora, SOS per chi resta, ok. Vabbè, qualcun altro ha risposto a questa cosa. Dunque, allora adesso provo a guardare qui, non vedo più altre cose sul cellulare. Allora, dunque, vediamo cosa c'è scritto qui. Oltre a tutti i vari buonasera. Io quando vi guardo, quando vedo sulla chat di Facebook, non vedo assolutamente i vostri nomi, vedo soltanto le domande, quindi non so chi siete. Allora. Puoi dirmi l'argomento, mi sono collegata da poco, stiamo parlando di morte, accompagnamento della morte, accompagnamento del lutto, anche della nostra morte. Ovviamente abbiamo una particolare sensibilità in questo periodo in cui di nuovo abbiamo tante persone che sono dentro agli ospedali e muoiono senza poter vedere più i loro cari, nelle RSA e così via. Quindi se qualcuno ha delle domande, per esempio, su questo è il momento giusto. Qui ci sono un sacco di ringraziamenti, di persone che dicono che già stanno accompagnando qualcuno. Buonasera a tutti, la mia domanda riguarda cosa succede all'anima. Dice, uso forse impropriamente questo termine, forse dovrei dire spirito, per esempio la coscienza della persona defunta, dove si trova durante la funzione delle esequie e nei giorni subito successivi all'abbandono del corpo. Ok, cominciamo da qui. Allora, va detto che io faccio riferimento alla tradizione tibetana. La tradizione tibetana ritiene che noi abbiamo una natura molto transitoria che cambia di istante in istante, che è la nostra coscienza dell'ego, quello che io credo di essere, ciò con cui mi identifico, eccetera. Questa, siccome è nata, muore. Nello stesso tempo c'è un altro livello di realtà coscienziale che è la coscienza assoluta, potremmo dire la cognitività del campo quantico da cui tutto proviene. E quindi quella, siccome il campo quantico è un campo di potenziale di energia, nemmeno di energia, prima di diventare energia, è potenziale, un infinito potenziale energetico, proprio perché potenziale non nasce, quindi non muore. Allora è come se ciascuno di noi avesse una coscienza, io uso sempre questa immagine perché la trovo particolarmente calzante, una coscienza di goccia, no? Pur stando nel mare. Quindi io mi credo una goccia tutta la vita, sono disperata quando mi asciugo e muoio e non mi sono accorta che tutta la vita sono sempre stata l'oceano infinito di coscienza. Quindi se non ho un addestramento, un'attenzione, un'educazione per comprendere questo e per sperimentarlo, perché sperimentarlo è la parte più importante, altrimenti entriamo nella zona fideistica che non è la mia zona. Se io non lo posso sperimentare, ovviamente,
che cosa accade nel momento della morte? Succede che tutto quello che definisce la goccia come goccia, quindi i nostri sensi, le nostre credenze, le nostre identificazioni anche, no? Con un nome, un cognome, una professione, un ruolo affettivo, un ruolo sociale, eccetera, beh, quando, tutta questa roba si scioglie letteralmente. Con l'avvicinarsi della morte, a un certo momento tutto questo è completamente sciolto, quindi quella coscienza che è in continua trasformazione, ma noi, che noi percepiamo come continuativa durante la vita, cioè la nostra piccola coscienza egoica, finisce, ma la cosa interessante è che proprio grazie al fatto che ciò che limita la goccia, no? Immaginatevi il disegno di una goccettina, quello che limita la goccia, il profilo, finisce, e la goccia allora che cosa può fare? Ha l'occasione di diventare oceano. Quindi per questo è detto che la morte è una straordinaria occasione, così è definita nella tradizione tibetana. Allora, questo momento è un momento al quale ci si prepara molto in questa tradizione, e anche vi sono delle pratiche per aiutare quelli che non si sono preparati affatto, e questo rende il tipo di accompagnamento che facciamo con il metodo ECHEL, che appunto mette insieme, come vi dicevo, diverse radici, tra cui tutta la tanatologia tibetana. Tanatologia vuol dire la scienza che studia la morte, e tutte le pratiche tradizionali che sono legate a quello, proprio perché le prende e le abbraccia? Le abbraccia perché ormai sono tutte quante comprovate anche dalla scienza occidentale, dunque sappiamo che non sono solo dei momenti mistici, ma hanno una chiara ragion d'essere. E quindi questa coscienza si scioglie, sparisce. Sparisce però tutto quello che ha fatto sì che questa coscienza continuasse a vivere, quindi tutto quello che noi abbiamo fatto, detto, pensato durante questa esistenza di coscienza di goccia, a un bel momento ritorna, no? Quindi è come dire, faccio il bagno nell'oceano, ma se non sono capace di rimanerci, se non lo so riconoscere, ecco che c'è un ritorno. Perché? Perché l'energia che è stata messa in movimento da qualche parte deve andare, un po' come se voi aveste l'arco, la freccia, e tirate una freccia, che vi piaccia o meno, a un certo momento questa freccia da qualche parte andrà a cadere, no? Qualcosa accadrà, accadrà una conseguenza. Tutto è causa-effetto su questo piano, su questo nostro piano relativo. Quindi tutte le cause che abbiamo messo in movimento produrranno un effetto. L'effetto sarà una coscienza molto simile a quella precedente, no? Esattamente come la mia coscienza di adesso, che sono qui con voi, non è la stessa di 30 secondi fa, è un altro fenomeno, però è molto simile perché le cause sono simili, e quindi c'è un rapporto causale tra un momento di coscienza precedente e il momento di coscienza che segue. E quindi che cosa succede? Succede che questa coscienza, dopo essersi sfaldata, non avere per esempio riconosciuto di essere oceano e quindi non essere stata capace di rimanerci, si riconfigura e si sentirà attratta dalle stesse cose a cui si sentiva magari attratta prima, no? Dunque soprattutto per esempio avrà voglia di seguire che cosa accade durante le esequie, visto che questa era la domanda che mi veniva fatta. Dunque nell'accompagnamento empatico si tiene conto di questo e si continua ad accompagnare anche dopo la morte. Allora, vediamo un po' che altro c'è. Qui si è tutto mosso un po' da sola. Dunque, questo, ho cercato di rispondere a questa domanda, spero di esserci riuscita. Qui ovviamente la diretta è limitata. Una signora mi chiede se Franco, che non so chi sia ancora qui, se riesce a mandarmi un messaggio, grazie, ma io non sono una medium e quindi non posso essere di nessun aiuto. Sono la mia
formazione molto diversa dalla formazione di un medium. E infatti qualcuno dice no, no, la signora non è un medium, e infatti come porsi a una persona non credente che sta per andarsene? Ah, queste sono le mie preferite, perché con loro è più facile. È più facile perché tutte le persone non credenti hanno comunque da qualche parte un riferimento di una bontà assoluta, di un'assoluta giustizia, di un'assoluta verità, di un'assoluta gratitudine, no? E ce l'hanno tutti quanti perché, come dire, sono i modelli ai quali magari hanno cercato di conformarsi, magari non ci sono riusciti, però ce l'hanno sempre avuto. Sapete, vi racconto la storia di un vecchietto straordinario nell'ospedale di Parma. All'epoca siamo intorno al 2008, credo, 2007, ed ero all'ospedale di Parma che stavo lavorando per formare il personale dell'ospedale a questa metodica. E, in uno dei reparti c'era questo anzianissimo signore di Parma che era assolutamente comunista, fin nel midollo delle ossa. Avete presente Peppone e Don Camillo? Ecco, Peppone in versione più magra, più anziana, più segaligna e soprattutto totalmente solo, e il personale appunto si trovava a cercare di applicare questo accompagnamento, no? In cui si cerca di aiutare la persona a riconoscere la sua vera natura assoluta a questo signore, però dovevano ovviamente rispettare la sua visione delle cose, e quindi non potevano tirar fuori concetti come Dio, come la Madonna, come Gesù, che vanno benissimo per un cattolico, ma non vanno per niente bene per un laico, no? E dunque gli parlavano di una grande luce, e stavano su delle cose molto generali, cercavano anche un po' di spiegargli la cognitività assoluta del campo quantico, ma era un po' difficile perché il signore, insomma, era di cultura e di estrazione contadina. E poi a un certo momento lui ha detto al personale, ha detto un infermiere: senti, mo vai a casa mia, ti do le chiavi, tu vai a prendere nell'armadio il vestito buono, quello che usavo per andare alla casa del popolo, quello lì, me lo porti, e poi mi prendi la tessera del partito. E gli ha spiegato dove era la tessera del partito. E così lui si è fatto vestire per la propria morte, e la tessera del partito, ha detto, quella la voglio qui sul cuore. Perché? Perché per lui l'ideale assoluto era quella di una assoluta giustizia, parità dei diritti, no? Era quello il suo ideale. E allora il personale gli ha detto: bene, immagina che questa assoluta parità di diritti, questa assoluta solidarietà, questa assoluta eguaglianza, questa assoluta bontà, no? Sia un'immensa luce, e che questa sia la vera natura di tutto, anche la tua, ahimè, oscurata dal fatto che poi non riusciamo sempre a fare le cose, no? Perché abbiamo molte emozioni disturbanti e così via. E quindi focalizzati su questo, e gli ha spiegato, gli ha dato una pratica tibetana spiegata in modo molto semplice, e lui se n'è andato via così, con il suo vestito buono, con la sua tessera del partito sul cuore e con la visione di questo assoluto. Quindi è molto facile accompagnare le persone laiche. Qualche volta mi è stato detto che gli accompagnatori di Tonglen sono gli unici accompagnatori spirituali laici, no? Proprio perché abbiamo la possibilità di essere cristiani con i cristiani, laici con i laici, ebrei con gli ebrei, musulmani con i musulmani e così via. Ed è quello che cerchiamo di fare essenzialmente. Come si accompagna? Dunque, adesso vediamo un attimo che altro. Non so, spero di aver risposto. Mio fratello sta in un hospice, sta in coma, dove si trova la sua anima. Lì, nel senso che la persona in coma, quello che non funziona più è la coscienza di goccia, diciamo così, cioè la sua capacità di scambiare
le comunicazioni nei modi a noi conosciuti, eh? E quindi attraverso la parola, attraverso il gesto, attraverso lo sguardo. Però quando siete di fronte a una persona in coma, ricordatevi che questa persona coglie tutto. Attenzione che dico coglie, non dico per forza sente, ode, perché questo non lo sappiamo, ma coglie tutto perché è profondamente empatica questa persona. E quindi se voi siete lì con lei e siete pace, quella persona coglie pace e diventa pace. Ma se siete lì e siete angoscia, ansia, qualche volta anche un velato disprezzo che io ho sentito davanti a persone in coma, tanto quello lì non capisce più niente, no? Ecco, quello purtroppo viene colto. Quindi attenzione a come siete. Da qui l'importanza dell'addestramento tradizionale che ci permette di essere pace e di rimanere pace qualsiasi sia la situazione intorno. E quindi è chiaro che, come dire, diventiamo contagiosi, perché le informazioni empatiche non passano necessariamente attraverso le vie abituali, anche attraverso le vie abituali, però hanno delle vie loro proprie che sono state studiate e che sono molto diverse. Quindi un'informazione empatica non è un'informazione telepatica, non è il mio pensiero, io voglio mangiare la pasta asciutta, no? Ma come sono io quando penso voglio mangiare la pasta asciutta? Pasta asciutta mi manda in estasi? Bene, quello che comunicherò è questo stato estatico, ok? Dunque, come si accompagna una persona che è in fin di vita? Allora, la prima cosa, il mio slogan è, se qualcuno forse non ne può più di sentirmelo dire, ma pazienza, non ci posso fare nulla perché è uno slogan. Se vuoi che muoia in pace, sii tu stesso pace. Quindi bisogna che uno coltivi questo stato di pace interiore, perché è contagioso ed è trasmissibile. Perché è trasmissibile al morente? Perché il morente diventa molto empatico, e qua abbiamo enormi studi della tanatologia tibetana che ci spiega come questo avviene, come accorgerci quando ci si avvicina a quel punto, quali sono i segni esterni e che cosa avviene, quali percezioni cambiano all'interno della persona che muore. Questo vale per le persone morenti, gli adulti, perché quando la morte si avvicina si diventa molto empatici. Per cui magari se io sono pace di fianco a una persona che sta benissimo e c'ha il nervoso per conto suo, gli studi dicono che qualcosa accade, però la persona magari se ne accorge molto dopo. Non è così per i morenti, perché loro sono molto più empatici di noi. Hanno recuperato, cioè, quell'empatia che è propria dei bambini. Guardate, la natura fa molto bene le cose. Nei momenti in cui sono più vulnerabile, cioè quando sono molto piccolo e quando sono molto malato, dipendente da tutti, alla fine della vita, mi rende molto empatico. Per cui la comunicazione fondamentale, e questo è il mio punto di vista, naturalmente, è molto vicino al punto di vista orientale, è come noi siamo. E quando siamo molto in pace e molto quieti e molto lucidi, quello che accade è che recepiamo informazioni empatiche dall'altro. E quindi c'è meno il pericolo di fare delle proiezioni sull'altro, no? Cioè di pensare che bisogna fare questo perché quello è quello che gli fa bene. Noi siamo grandi campioni di questa cosa qua. Siamo quelli che nelle nostre strutture ospedaliere alle 5 ti svegliano il malato che si è addormentato da 5 minuti perché è ora di pulirlo. No, non c'è questa attenzione, non c'è questa delicatezza. Introdurla sarebbe assolutamente un passo avanti enorme. Lo vediamo anche adesso, no? Di che cosa hanno bisogno queste persone? Di avere accanto qualcuno dei loro familiari, voglio dire. Sono quasi sempre in isolamento, in stanze singole, quando si avvicinano alla fine della vita. Sarebbe utile che potessero avere accanto qualcuno. Fategli 22 tamponi. Fate quello che volete, ma non lasciate le persone morire da sole e non lasciate gli altri che sono disperati perché non li possono accompagnare. Cioè, c'è una devastazione con questa storia qui che
Io non so fino a dove arriveranno le conseguenze. Per adesso, appunto, stiamo attivando 100.000 tipi di sostegno, tutti quanti noi che ci occupiamo di morte dintorni, ciascuno col suo metodo e col suo modo. Ovviamente io rappresento un approccio, e quindi è quello che è quello di cui mi sentite sempre parlare. Però, insomma, ecco, e qui abbiamo qualcuno che dice effettivamente come si accompagna una persona che è in fin di vita. Ok, ho tentato di rispondere, ma cioè, faccio un intero corso per quello, diventa difficile. Però in realtà, se vogliamo sintetizzare, è addestrandoci ad essere nello stato giusto perché l'altro possa assorbire lo stato da cui morire in pace. Mi piacerebbe imparare ad accompagnare il passaggio finale con serenità. Benvenuto o benvenuta nei corsi. E il perispirito non ne ho la minima idea, perché è una definizione che non appartiene a quelle che io conosco. Oltretutto, sempre un po' paura, vi devo dire, quando qualcuno mi chiede di tradurre dei concetti che vengono da una tradizione, da una scuola, nei concetti di un'altra scuola. Personalmente la mia esperienza è che lì si creano tante di quelle confusioni, tanti di quei pasticci che lo evito come la peste, e dico sempre: se siete in una scuola, usate il linguaggio di quella scuola; se volete avvicinarvi ad un'altra scuola, usate il linguaggio della scuola nuova, altrimenti entrate in una confusione che non credo che sia portatrice di granché. Lei pensa che una persona che decide per l'eutanasia abbia bisogno di essere accompagnata, benché consapevole? Oh, questa è una delle mie domande preferite, perché adesso vi racconto una storia di una persona che ha deciso per l'eutanasia. Questo signore decide per l'eutanasia e i figli sono disperati. Allora mi telefonano e mi chiedono di accompagnare questa persona, insomma, di essere accompagnati loro anche in questa storia. E io ho detto: va bene, vediamo, cerchiamo di capire che cosa succede. Allora, vedete, nell'accompagnamento empatico si comincia con tanto ascolto dell'altro, no? E quello che accade è che nell'ascolto dell'altro, l'altro si sente ascoltato. Si sente ascoltato e si sente talmente accolto che non ha più voglia di fare l'eutanasia. Perché dietro alle scelte di eutanasia spesso ci sono dei sensi di grande solitudine. Magari anche non reale, no? ma percepita così dalla persona che se ne va. Oppure c'è una grande paura di disturbare con la propria malattia i propri cari. E quando invece si fa vedere, si fa capire alla persona come la tua malattia può essere per i tuoi cari un dono, improvvisamente gli si aprono delle porte straordinarie, e quello che accade è che dopo ti dicono: ma magari l'eutanasia per adesso aspettiamo ancora un momento, e poi spesso non la vogliono più fare. Io mi ricordo sempre in un congresso una collega che aveva studiato con me, e questa signora era olandese e lavorava in quelle che all'epoca erano le, ancora adesso sono così, le case della morte in Olanda, dove cioè le persone possono entrare e ricevere l'eutanasia. È molto facile, diciamo così, è come bere un bicchiere d'acqua effettivamente. E lei, che aveva la stessa visione che ho io delle cose, e cioè che la morte deve essere una grande occasione, la vita non va buttata via, era, come dire, a sentirla così, un po' nel posto sbagliato, no? E invece era nel posto perfetto, perché quando le persone entravano e chiedevano la pillolina o il bicchierino, lei diceva: ok, tu mi stai chiedendo una cosa, te ne posso chiedere una io?
E l'altro dice, sì, raccontami di te, raccontami della tua vita. E pian piano, così, nell'ascolto, nel calore umano che si intesse in questo tipo di accompagnamento, quello che accadeva era che i clienti della casa per cui lei lavorava desistevano dall'essere clienti. Vedi, Daniele, è proprio questo che non so darmi pace, che il mio caro in coma farmacologico è intubato, come può essersi sentito solo. Ni, allora, siccome è molto empatico, vedete, bisogna studiare bene queste cose, perché sennò si capisce come funzionano. L'empatia è un'informazione che va da un punto all'altro, indipendentemente dallo spazio che separa, all'istante. Quindi questo è molto interessante e ci sono delle ragioni di fisica quantistica, viene spiegato benissimo, però ora non è questa la sede, non potrei, ci metterei un po' tutta la sera. Quindi per adesso prendila così. Quindi il tuo caro in coma farmacologico è intubato, se tu hai potuto entrare nello stato giusto e quindi da lì praticare per lui e con lui, l'hai raggiunto. E quindi era sì solo e intubato, ma sentiva la tua presenza e il tuo amore. E mi direte, anche se uno non pratica, allora si sente la sua presenza e il suo amore? Sono sicura di sì. Però c'è una tradizione plurimillenaria che ti insegna a dirigerlo, questo amore, questa quiete, ti insegna a svilupparlo, a mantenerlo, perché senza questo cos'è che dirigi? Niente. E poi a dirigere. E questo per me è molto prezioso. Allora, Mary, oh sì, ciao Mary, giovedì ci sarà il funerale del nonno che ho accompagnato con il povo a distanza, grazie a lei, bla bla bla, ok. Quali sono i momenti clou in cui praticare ancora? Sì, io ho chiesto a Mary, che oggi mi ha fatto questa domanda, le ho detto, senti, ti dispiace tenertela per questa sera, perché forse è utile anche per gli altri. I momenti clou sono quelli, come vi dicevo, immaginate la coscienza che si è, la coscienza di goccia, no? Il nostro io che non è altro che un insieme di pezzi messi insieme e tenuti insieme da un'etichetta con su scritto io o Daniela. Questo involucro, questa etichetta si rompe nel momento in cui avviene l'ultimo respiro e se sono pronta, se sono addestrata, se qualcuno mi ha spiegato come fare, posso accedere alla coscienza di oceano e magari anche rimanerci. Se nessuno me l'ha spiegato, ma ho accanto, per esempio, Mary che mi accompagna facendo questa pratica del POA, vengo guidato in quella direzione. Poi però, siccome Mary non ha la boccia di cristallo e io nemmeno, non sappiamo se la persona, scusatemi, no, la coscienza si è disciolta diventando oceano ed è rimasta lì. Può benissimo darsi che qualcosa invece delle vecchie cause si sia rimesso a funzionare e pian piano la coscienza è stata ricostruita, diversissima da quella di prima, ma non così diversa, tutto sommato, al di là della soglia della morte. E allora qui dobbiamo di nuovo sostenerla. Allora, la tanatologia tibetana scrive molto su questa parte del sostegno a posteriori della morte. E quindi spostando il concetto di morte a non si sa bene che cosa, perché a quel punto lì non, è stato disciolto anche questo. E detto che nei primi giorni tutti i momenti di aggregazione come il funerale o i momenti importanti come la vestizione del tipo io avevo chiesto di essere vestito così, stanno rispettando quello che volevo io non volevo dare gli organi, stanno rispettando quello che io ho detto, cioè questi controlli, no, di queste verifiche per venire a vedere se tutto viene rispettato, se i rapporti fra i familiari sono di mutuo sostegno oppure se ci si morde gli uni con gli altri,
Questi sono tutti momenti di controllo. Allora, l'accompagnatore post mortem con il POA continua ogni volta a utilizzare questo momento in cui la goccia ha di nuovo assunto la sua individualità di goccia per dirle: ehi, occhio che tu sei oceano, e la riaccompagna essenzialmente. È bene che io sia presente fuori dall'ospedale quando l'agenzia preleverà la salma. Se puoi, sì, se puoi, sì, sei più vicina ed è importante magari per te questo, no? Perché ti senti più vicina, più accanto. È meglio che io legga durante la funzione o che lasci fare ad altri per potermi concentrare sulla pratica. Tutte e due le cose. Poi anche leggere la pratica per guidare tutti quanti. Una pratica talmente piana, talmente facile, che le persone non hanno obiezioni, diciamo così. Mia sorella si chiede se portare sua figlia di 2 anni al funerale per il nonno, in questo caso bisnonno, e mi chiede allora se questa cosa sia fattibile o meno. Allora, i bambini vanno avvicinati alla morte mentre la morte si avvicina alle persone. Anche un bambino piccolo prende così familiarità con la morte che invece di diventare un tabù diventa quello che è, e cioè parte della vita. Per esempio, ai bambini piccini io do sempre qualche piccolo compito istituzionale. Ad esempio, nella stanza del nonno o della nonna, portare un fiorellino raccolto in un prato, in un'aiuola, o raccolto nel vaso di fiori sul balcone. Questo può essere una cosa, no? Un piccolo, quindi è una piccola cosa, però per loro è un rituale importantissimo perché diventano protagonisti, coprotagonisti di questa trasformazione che loro sentono molto forte perché i bambini sono molto empatici, quindi sentono quello che per noi è così difficile ormai sentire. Loro sono ancora nella fase di grande empatia e quindi io mi ricordo sempre mia figlia quando è mancata mia suocera. Lei era piccolina, aveva 2 anni, giusto appunto, e gli altri suoi cugini, quindi gli altri nipoti di questa nonna, erano tutti un po' più grandi ed erano molto disperati perché quella, insomma, era una nonna a cui volevano moltissimo bene. E mia figlia, che era ancora in una fase di grande empatia, diceva: guardate che di nonna lì dentro non ce n'è più, è solo il vestito vecchio della nonna, la nonna non è più lì dentro, no? Per cui non capiva questa disperazione perché lei non si sentiva in nulla separata dalla nonna, eppure aveva voluto constatare la morte, no? Era entrata nella stanza, mi aveva detto: la nonna è diventata fredda perché, e spiego, la nonna non si muove più perché, e quindi ho spiegato come si può spiegare a un bambino piccino dicendo: sai, come aver smesso un vestito vecchio che non funzionava più, e quindi la nonna non è proprio più lì dentro, no? E quindi c'è modo sempre di spiegare tutto quanto ai bambini. Da lì a portarli al funerale dipende molto da che cos'è questo funerale, da come avviene, li sottoponiamo ad emozioni forti, di gente che piange, che strepita, perché in questo periodo di Covid ci sono appunto dei lutti molto, molto difficili, molto duri da vivere. Ed è il caso? Non lo so, non so, ogni caso è un caso a sé. Quello che io farei comunque con la bimba è un rituale a casa, accendendo una candelina insieme a lei, davanti alla foto del nonno, dicendo: il nonno ha lasciato, è uscito dal suo vestito vecchio, però adesso è dappertutto il nonno. Almeno noi speriamo sia così, che sia diventato una coscienza oceanica e non una cosa ristretta come era prima. E quindi accendiamo questa candelina per salutarlo, per dirgli che gli vogliamo bene. Mi ricordo una bimba che alla festa della mamma, una bambina di 3 anni, volle andare a comprare un palloncino.
da spedire lassù alla sua mamma, perché lei veniva da una famiglia di tradizione cattolica, quindi c'era un lassù, c'era un cielo, no? Da qualche parte dove la sua mamma stava. Quindi i bambini sono, usano le metafore, e con loro bisogna usare le metafore. E devo dire che per i bambini molto piccoli, come i 2 anni, 3 anni, bisogna che loro non solo usino la metafora, ma che sia una metafora del fare. In una parte dei corsi che tengo, facciamo proprio questa disamina di quali onde cerebrali sono presenti nei bambini a seconda dell'età. E questo è molto importante. Perché è importante? Perché io non mi posso esprimere con dei ragionamenti logici con un bambino di 2 anni o 3 anni, dove le onde più veloci, no? Le onde alfa, le onde beta, non sono ancora presenti, arriveranno dopo. Quelle che sono presenti fin da subito sono le onde lentissime, le stesse, guarda caso, della meditazione. Le onde dell'empatia, le onde dell'apprendimento lento per assorbimento. Questo è presente nei bambini piccini, e questo è anche quello che alla fine è presente quando non funzionano più, come dire, i sensi, no? alla fine della vita. Chi viene improvvisamente intubato per Covid e poi muore, ovviamente senza nessun caro vicino, come vive la sua morte? Non lo so, dipende dalla persona. Se è una persona che per esempio ha una grande fede, oppure che è abituata a meditare e si ricorda di farlo in quel momento, allora potrà viverlo nella quiete. Se invece è preso dalla tristezza, che è la stessa tristezza dei suoi cari, che lui sente, perché i cari non lo sanno che lui può sentire, cogliere questo, non sa nulla dell'empatia, può effettivamente morire in una grande tristezza. È interessante il fatto che secondo la tradizione tibetana, dopo la morte, la coscienza che non riesce a riconoscersi nel, diciamo così, nella coscienza di oceano, e che quindi si ricompone come piccola coscienza di goccia, ha svariate opportunità di rivivere la propria morte. Allora, c'è tutta una tradizione di pratica in cui nei 49 giorni che seguono il decesso si guida nuovamente la coscienza di goccia, e gli si dice praticamente: ehi, guarda che sei oceano. E allora la si aiuta a vivere quella morte che può avere vissuto male, tristemente, eccetera, a viverla nel modo migliore possibile, diciamo così, nel modo in cui questa unione con ciò che siamo davvero dovrebbe essere vissuta. Dunque, che cosa mi sono persa? Vado avanti, prossima domanda. Se siamo tranquilli si crea una connessione di cuore, da cuore a cuore, di anima ad anima, e per questo riceviamo messaggi dell'anima del morente. Non ne ho la minima idea, perché il ricevere messaggi è un'attività medianica. Non sono messaggi che arrivano a livello empatico. Non sono messaggi, e c'è una grossa differenza. Quello che arriva è lo stato dell'altro, cioè io condivido il suo stato perché lui condivide il mio. Se io divento pace, lui diventa pace. E io sono, da quello stato di pace, sono in grado di cogliere delle informazioni per sapere in qualche modo in quale stato l'altro è, no? E quindi è una comunicazione che non avviene tanto attraverso l'articolazione di pensieri, come più mi capita di comprendere a furia di frequentare anche qualcuno di voi che è più vicino alla medianicità di quanto io possa essere. Non è tanto quindi quello, no? Non sono proprio dei pensieri, dei messaggi,
è lo stato. Però lo stato è molto importante perché la mente non può intervenire e non può interferire. Mentre nei messaggi medianici, ma c'è un dubbio, almeno per me, fin qua, studiando. Cosa dobbiamo fare quando ci troviamo davanti alla morte violenta ed improvvisa di una persona cara? Beh, la tradizione tibetana ci dice che ci sono delle fasi in cui le componenti energetiche, o diciamo così subatomiche, del nostro corpo si dissolvono ritirandosi una nell'altra. È un po' come quando siamo in espansione, nasciamo, andiamo dall'uno verso il molteplice, poi quando la vita finisce andiamo dal molteplice verso l'uno. Quando avviene una morte violenta, questo percorso avviene così, tutto insieme, in un attimo. Allora è possibile che la coscienza poi, anche se diventa oceano, per un attimo non lo riconosca e un attimo dopo ecco che di nuovo si sta ricostruendo tutta la sua parete, no? Mi ricordate il disegnino che gli faccio sempre? Tutta la sua parete di gocciolina, di goccia di coscienza. E quindi all'inizio non si accorge, non è neanche chiaro di essere morta certe volte, no? È stato tutto troppo veloce, quindi lì l'accompagnamento è molto importante. Nell'agitazione di non capire che cosa mi è successo, l'essere totalmente empatico allo stato di uno che è vivo ma è centrato nella pace, in grado di trasmettermi quiete, di tranquillizzarmi e di darmi amore, anche se non parla con me perché non è un medium, e questa è la differenza. Io la ribadisco solo perché comprendiate che sono delle cose tra loro diverse. Ecco, questo è sicuramente un grandissimo aiuto anche a questa persona. Si fa questa pratica del POA che descrive il momento in cui la goccia ha la chance di riconoscersi nell'oceano, no? E è invitata a rimanerci. Come si fa ad imparare a percepire l'oceano in cui siamo immersi? Ah, ottima domanda. Noi siamo già immersi e siamo gocce, ma siamo talmente convinti di essere gocce che ci dimentichiamo istante per istante di essere oceano. Esistono degli stati meditativi e un addestramento progressivo che ci porta in uno stato da cui questa percezione è fattibile, accade, e questo è lo scopo praticamente di un'intera tradizione, ma potrei dire di chissà quante altre tradizioni, no? Che poi magari danno nomi diversi, per esempio le tradizioni che diversamente dal buddismo, che non ha il concetto di Dio, le tradizioni che sono deistiche o teistiche parleranno di un'unione con gli dèi o di un'unione con Dio, di unione con un aspetto di Dio, di un'unione mistica, e così via. Ogni tradizione cerca di dare una descrizione di questo stato, perché attraverso degli stati di meditazione profonda o degli stati di orazione, che non sono la stessa cosa come la preghiera petizione, no? Dove vado e chiedo qualcosa a Dio. Una volta mi ricordo un maestro indiano mi spiegò la differenza fra la preghiera e la meditazione. Mi disse: pregare è chiedere qualcosa a Dio, meditare è ascoltare la risposta. E io trovai questa risposta molto molto illuminante. Quindi ci si arriva con un addestramento. In realtà si raggiunge uno stato di consapevolezza che non è limitata da un oggetto. Vi faccio un esempio. La consapevolezza tipica della goccia è che se io sono consapevole di questa matita, sono consapevole di questa matita. Cioè la mia consapevolezza è molto limitata a questo oggetto, perché se sono consapevole di questa matita, non sono consapevole che fuori nevica, che il cane del vicino sta abbaiando, eccetera, no? Quindi
la mia consapevolezza è molto limitata alla matita. Ora, attraverso questo addestramento, pian piano la consapevolezza si allarga, si allarga, si allarga, si allarga, si allarga, fino a non avere più un oggetto e ad essere unicamente consapevole di se stessa. È quella che tutte le tradizioni chiamano autoconsapevolezza, cioè una consapevolezza che è autoconsapevole, consapevole di se stessi. Ci si arriva tutto sommato abbastanza facilmente in questo stato, ma perché? Perché è già nostro, non dobbiamo andarlo a comprare al mercato. Quello che è difficile è rimanerci, e lì ci va un bel po' di addestramento. Come si fa? Dunque, questo, ok, ho risposto. Un mio caro è stato intubato dopo aver contratto il Covid in clinica e io da lontano ho pregato infinitamente, disperatamente per lui affinché ce la facesse. Così non è stato e mi chiedo se lui ha comunque sentito la mia vicinanza e il mio affetto. Tuttora non sono riuscita ad accertare completamente la sua morte. Questa è una domanda che in questo periodo, come dire, emerge, no, da una sofferenza che è diventata una sofferenza nazionale, ma sovranazionale, perché il numero di storie così sono, è davvero, davvero molto alto. Io posso dire soltanto una cosa, che la persona che è isolata e che è alla fine della vita, per il fatto di essere alla fine della vita, diventa molto empatica e quindi sensibile ai nostri stati. Se noi siamo disperati, si becca la disperazione. Ma se noi siamo pieni d'amore, si becca un pieno d'amore. E quindi è molto importante sapere conoscere la propria mente, perché noi abbiamo un potere straordinario sul nostro stato e sulla nostra mente. I tibetani dicono una cosa molto bella, dicono: la mente è come un cristallo purissimo, mettilo su una stoffa nera diventa nera, mettilo su una stoffa dorata diventa d'oro. E concludono dicendo: la mente diventa ciò di cui noi le permettiamo di riempirsi. Quindi e questo è straordinario, perché vuol dire che posso imparare a far sì che la mia mente sia riempita di quello che io voglio e di quello che è utile veramente all'altro e anche a me. Mio padre, morto il mese scorso, voleva sempre una ciotola con l'acqua, sempre vicino. Cosa voleva dire? Non lo saprei, non ne ho proprio idea, no, così fuori dal contesto sembra una cosa strana, una cosa bizzarra. Forse gli faceva piacere di avere dell'acqua vicino per bere, per averla vicino, per non dover chiedere. Questa è una risposta becera, potrebbe essere, magari invece per lui aveva un valore simbolico molto, molto alto, e questo, lì bisognerebbe aver conosciuto la persona. E se lei, che è la figlia o il figlio, non so, perché per me è asessuata, la persona si chiama Facebook user, quindi se non lo sa lei, come potrei saperlo io? Non lo so, non ne ho idea. Mia nipote, verso i 6 anni, le piaceva entrare nel cimitero e mi disse: «Nonna, poi io non ti vedrò più». Le risposi: «Se lei vedesse l'aria che respira». «Ecco», le dissi, «io sarò come l'aria». Ho sbagliato a darle questa risposta? No, è una risposta fantastica. È una risposta fantastica perché a 6 anni con i bambini si parla esattamente così, attraverso le metafore. E questa nonna è riuscita a spiegare molto bene la morte alla bambina. Io a volte con i bambini lavoro con il suono. Utilizzo questo gong tibetano, non so se riesco a farvelo vedere, vediamo un po', eccolo qua, no? E quando lo faccio suonare, dico: lo senti ancora? Lo senti ancora? Lo senti ancora? Fino a quando il bambino dice: non lo sento più.
Allora glielo porto vicino e dico: lo senti ancora? E lui dice sì. E in quel momento ha capito tutto. E la stessa cosa del vedere, no? Uso una metafora uditiva piuttosto che una metafora visiva. E funziona molto bene. Il bambino capisce che ci sono ancora cose che il suo orecchio non coglie più, e quindi ci sono ancora cose che i suoi occhi non colgono più, no? E allora è importante in quel momento però poi aiutarlo a trovare un posto nel suo cuore attraverso, io uso la meditazione, e con i bambini è molto facile, un posto nel suo cuore che è il posto dove incontra ancora la mamma, il nonno, il cane, il professore, eccetera. E quando un lutto non è stato elaborato, ai ai, è un guaio. Penso ai miei fratelli che erano piccoli quando la mamma ha lasciato questa vita, per loro questo distacco è stato tanto un tabù e forse lo è ancora. Eh sì. Si chiama diniego, più che tabù. Lo si nega perché non si è. Il nostro cervello, quando non ha le categorie, non ha i mezzi per affrontare qualche cosa, con i bambini accade molto spesso, credetemi, accade molto anche con gli adulti, prende questa cosa e la incista, no? Un po' come, sapete, quando entra un nemico delle api nell'alveare e le api lo ricoprono di propoli perché non possono metterlo via, è troppo grosso, magari è un topo, no? Quando, come potrebbero? Allora lo incistano dentro una cista di propoli, il propoli è un antibiotico, così anche se si decompone lì dentro loro non sentono l'odore e non hanno batteri, no? E il topo starà lì, ma si decomporrà lontano da loro, incistato lì dentro. E noi a volte con le cose che non riusciamo ad elaborare vuol dire trasformare in qualcosa di vivibile, che cosa facciamo? Le prendiamo, le mettiamo sotto il tappeto dell'inconscio, le incistiamo da qualche parte, e purtroppo quelle cose lì poi dopo stanno lì tutta la vita e diventano... È come essere seduti su una bomba, no? Io faccio sempre l'esempio un po' stupido, ma lo faccio perché lo faccio in modo un po' provocatorio, del tizio che finisce sulla prima pagina del giornale perché ha strangolato il vicino che gli ha rigato la macchina. Questa reazione sproporzionata, che cosa è dovuto? A quante perdite, non solo lutti, ma perdite, perché per il cervello fa uguale, li mette... tutti insieme li tratta allo stesso modo. Quante perdite questa persona ha avuto nella vita che non ha elaborato? E poi all'improvviso c'è una perdita, tutto sommato, assolutamente ridicola, come il graffio alla macchina, che scatena questa bomba su cui la persona è seduta. Quindi è importante elaborare sempre e comunque. Tra l'altro è interessante perché quando si impara ad elaborare un lutto, dopo uno capisce il trucco e elabora gli altri, e questo è molto importante. Il lutto non è la parola che uso in questo caso, perdita, perché appunto ci sono anche delle perdite che per il cervello fanno parte della stessa categoria. Ma nei 49 giorni dopo la morte, l'accompagnamento e la pratica del POA, sì. E la pratica del POA viene rifatta normalmente come minimo ogni 7 giorni nell'ora e nel giorno della morte. La pratica di accompagnamento si può fare anche a distanza, certo, o è più utile essere presenti, vero. Mi ricordo che quando ci fu l'11 settembre, il nostro maestro mandò tutti gli allievi newyorkesi, li chiamò uno a uno, intanto per sapere se erano vivi, e li mandò tutti a Ground Zero a praticare là, per essere più vicini, perché diceva: c'è una marea di coscienze che non sanno, non capiscono più niente, non sa neanche di essere morte. Quindi mandò loro vicini, ma a tutti noi che eravamo migliaia in tutto il mondo, chiese di praticare dove eravamo. Assolutamente, quindi sono vere ambedue le cose. Per la serie facciamo sempre quello che possiamo con quello che abbiamo. Um,
Ecco, io ho finito tutte le domande, non ne vedo più. Non ne vedo più neanche una, e essendo le 22:44, a dirvi. Eccomi Daniela, Eccola qua. l'ho visto anch'io, ho visto che non ci sono più domande, non ci sono più domande, vero? Bene. Benissimo, benissimo. Ecco, allora, cara Daniela, allora adesso ci diamo di nuovo riappuntamento prossimo mese. Sì, mi Vedremo un po'. farei sapere quando esattamente. Dovremo anche vedere in virtù dei tuoi spostamenti. Esatto, c'è un periodo, adesso io non so bene che cosa accadrà di noi, se diventeremo gialli, rossi, verdi, arancioni, blu, non so, però nel limite del possibile io dovrei spostarmi e quindi vediamo, vediamo, cerchiamo di capire troppo. Vediamo la data. Così nebuloso, per Vediamo cui come si può fare più su o meno fra online. un mese, no? Più o Sì, meno fra un mese, ok? esatto. Quindi vediamo come farlo subito all'inizio di febbraio, se è possibile, se tu sei ancora in zona. Vediamo, vediamo, ma io in linea di massima, anche se non sono in zona, dovrei essere in qualche parte del pianeta dove presumibilmente ho internet a disposizione. Quindi riusciamo a. Per me sarà un'altra ora. No, no, Magari sì, riuscirò a esatto, non solo un problema di fuso orario, ma riusciamo a farlo lo stesso, No, ecco. eventualmente vi chiederò, questo sì, di cominciarla prima, Sì, proprio benissimo. per cercare di comporre con i problemi Fare di. sul fuso orario, va bene, d'accordo, va bene. Ok. Non credo all'inizio di febbraio, mi sa che sarò ancora qui. Ecco, Mentre tanto all'inizio di marzo dovrei essere proprio via. bene. Perfetto, va Ok? bene, allora ci organizzeremo. Allora io ringrazio nuovamente tutti, ancora. Anche io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro il meglio per quest'anno, che sia un po' meglio del passato. Sì, no, dobbiamo. Aspetto sulla chat se vi fa piacere, se avete ancora delle domande, anche le domande tardive, no? Perché quando tocchiamo questi argomenti. Adesso io pubblico sulla chat Sì. il link per chi vuole venire a seguire. Aspettavo che tu finissi per metterlo proprio alla fine. Dopo le domande dei nostri amici. Perfetto, va bene. Va bene. Allora, Daniela, grazie. Ciao a tutti, buonanotte. Noi ci vedremo presto perché questa settimana sono veramente molto, molto con voi, ma ci vediamo dopo domani, la sera dell'Epifania con Giorgio Di Bitonto, che è l'autore del libro Angeli in astronave, che ha avuto questi contatti così, insomma, molto particolari, insieme alla Pamela Pintus, e tutti e tre, insomma, faremo questo bel salotto dove racconteremo di queste esperienze, di queste comunicazioni molto straordinarie, ecco, che lui ha vissuto e che vive. Daniela Cara, ancora buon anno anche a te. Buon lavoro a tutti noi. Presto, ci sentiamo sulla chat. Metti tu adesso, io chiudo e tu metti. Io Chiudo io, chiudi tu, ok. Metti tranquilla. l'indirizzo della chat, per Sì, favore. adesso lo vado a mettere. Ciao. Grazie a tutti. Allora, a dopo domani. Sempre su Focus 3.0, il mistero della vita, che sarà sempre, sempre vicino a voi. A presto.